Abbiamo oggi con noi Paolo Picchio, abbiamo incontrato 250 ragazzi all'auditorium e abbiamo mandato in streaming l'evento di questa mattina, così che anche le classi delle altre scuole hanno potuto partecipare a questa giornata dedicata a prevenire il cyberbullismo. Chiedere a Paolo il significato di questa giornata e più ancora il significato della sua missione. Volevo ricordare che Paolo è il padre di Carolina, che è stata la prima vittima acclarata di cyberbullismo nel 2013, e volevo anche ricordare che se oggi abbiamo una legge sul cyberbullismo, lo dobbiamo molto a questo uomo. Beh, direi che la giornata di oggi è stata molto importante, anche perché abbiamo visto i ragazzi molto attivi e molto partecipi sia alle mie parole, ma soprattutto poi anche al gioco a cui sono intervenuti. Direi che noi il percorso che vogliamo fare è proprio portare a sensibilizzare i ragazzi sul tema del cyberbullismo. Informare soprattutto loro sui rischi della rete e quindi da una parte fare formazione e dall'altra fare quanto più possibile interventi sulle scuole e sui ragazzi proprio per questo. L'impegno mio è di continuare questi percorsi un po' sul tutto il territorio, proprio per portare una testimonianza diretta, ma soprattutto per chiedere ai ragazzi: ritornate a parlarvi, tornate a rispettarvi e soprattutto aiutatevi, aiutatevi a venire fuori, perché il cyberbullismo si può combattere solo facendo rete positiva fra di voi. E soprattutto parlarne quando siete in sofferenza, trovate l'amico, trovate qualcuno, ma soprattutto cercate di sfogarlo, di tirarlo fuori in maniera tale che superate questa fase che può essere depressiva e vi può portare purtroppo a una patologia. Parlandone riuscite a superarla e a sconfiggerla. Vi ringrazio tutti e comunque ringrazio anche l'organizzazione che è stata perfetta della giornata e in particolare Maria Rita che è veramente una donna eccezionale. Io Complimenti. Paolo, io ringrazio Paolo per la passione, la missione che sta svolgendo e per i messaggi così importanti che ha lasciato ai nostri ragazzi, ma alla oggi sono venute fuori parole come comunità, sicurezza, ma anche come rispetto. Quindi questa giornata ha trasmesso una serie di indicazioni, ma anche ha focalizzato la prevenzione del cyberbullismo rispetto al recupero di valori importanti, e questo è stato un altro elemento portante di questo momento, come ho detto ai ragazzi, memorabile di oggi. Grazie.